La coupé italiana tra storia e stile, con Cristiano Luzzago alla guida della Fiat 2003S. Amici appassionati di automobili d'epoca, si parla spesso di marchi italiani quali Maserati, Ferrari, Alfa Romeo e poco dei modelli sportivi della Fiat. Quindi parleremo di due vetture che sono state progettate e prodotte alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60 e che hanno costituito l'emblema della sportività nelle vetture Fiat. Siamo in un periodo storico nel quale la Fiat ha aumentato vertiginosamente la propria produzione, passando dalle 470.000 unità annue a oltre 1.700.000. In pieno boom economico, gli anni 60 saranno anche il momento nel quale molte personalità vorranno avere delle vetture con le quali poter dimostrare il proprio status economico. L'ingegner Dante Giacosa, da sempre ai vertici nella progettazione delle vetture Fiat, spinse molto perché venissero inserite nella gamma dei modelli di particolare sportività, eleganza e prestigio. In tal modo le vetture del marchio Fiat avrebbero potuto essere all'altezza delle pari concorrenti. In questa prima puntata dedicata alle coupé Fiat degli anni 60 parleremo della 2003S. È una vettura di grande prestigio, tutti la ricordano come una coupé disegnata da Ghia e dalle linee un po' americaneggiante. Pochi ricordano che la 2003S coupé fu utilizzata nel film Il sorpasso di Dino Risi, nell'ultima scena quando Vittorio Gassman, alla guida della sua Aurelia B24, cerca fatalmente di sorpassarla. Un'altra curiosità interessante nella storia della 2003 coupé Ghia è che fu presentata nel 1960 nello stand del Salone di Torino della Ghia e non della Fiat. Solo l'anno successivo la Fiat presentò la vettura come un suo modello di produzione di serie. Infatti all'interno della carrozzeria Ghia, con un disegno di Sergio Sartorelli e anche coadiuvato da un giovane Tom Tiarda, progettarono e svilupparono questo modello che nacque come 2100. La Fiat, quando lo introdusse nella sua gamma di serie, invece lo introdusse con la meccanica della 2003, che era la vettura berlina di punta. Nello spirito di voler introdurre una vettura coupé di gamma alta, per la Fiat la 2003 Ghia ebbe un'importanza strategica in quegli anni. Infatti Alfa Romeo aveva come diretta concorrente la Sprint, che tuttavia era ancora motorizzata con il motore 4 cilindri e solo in seguito fu equipaggiata con il 6 cilindri. Lancia aveva le Flaminia, sia Pininfarina che Touring, che comunque erano vetture più costose e anche meno prestazionali. Invece questa vettura, dotata di due motorizzazioni con la cilindrata 2003 monocarburatore e bicarburatore, chiamata S, aveva sia un rapporto qualità-prezzo molto più interessante e anche delle prestazioni ragguardevoli. Una delle particolarità più caratteristiche del design di questa vettura è l'ampia superficie vetrata del lunotto posteriore, che è addirittura composto di tre sezioni distinte. Con le sue dimensioni ragguardevoli e le prestazioni importanti, la 2003S divenne ben presto uno status symbol e fu apprezzata da imprenditori, stilisti, personaggi del cinema. La parte posteriore della 2003S è molto singolare. Infatti, se consideriamo il periodo nel quale è stata progettata, quindi alla fine degli anni 50 e inizio anni 60, un periodo nel quale tutte le vetture si erano uniformate allo stile americaneggiante del posteriore con le pinne, in questo caso abbiamo una coda completamente arrotondata, con i fanali posteriori integrati, angolari. Un'altra peculiarità della meccanica della 2003 coupé Ghia è che il motore è un progetto dell'ex ferrarista Aurelio Lampredi. Questo 6 cilindri, nella versione monocarburatore, ha 105 cavalli e ha una velocità di 175 km/h, mentre nella versione S,
con doppio carburatore a ben 136 cavalli e si può spingere a 190 km orari. Ha collaborato nella progettazione di questo anche Carlo Abarth, che nelle versioni elaborate da lui addirittura poteva raggiungere i 150 cavalli. La strumentazione è molto completa e incorniciata in una bella plancia in legno e valorizzata da tanti dettagli e rifiniture di lusso del cruscotto. Altra peculiarità per la sicurezza di guida di questa vettura è l'impianto frenante, doppio con due servofreni per ogni parte dell'impianto e quattro freni a disco.